Una buona domenica, l'ultima in cui saremo insieme con l'Abruzzo del pallone, perché è terminato anche il girone F di Serie D nella sua regular season. Abbiamo una squadra ai playoff, una ai playout. Ce l'ha fatta la Vastese vincendo a Nereto 2-1. Non riesce il Castelnuovo a tirarsi fuori da una situazione oggettivamente che era complicata, cioè quella di evitare il play-out, pareggiando a Vasto Girardi 1-1, squadra che ritroverà neanche a farla apposta tra 7 giorni. Invece mercoledì già ci sarà l'accoppiamento play-off tra il Trastevere secondo e la Vastese quinta. Ovviamente in bocca al lupo alle nostre formazioni. Non ce l'ha fatta il Pineto ad entrare nell'otto spareggi dopo la sconfitta di oggi contro la San Benedettese per 2-1. Il Notaresco centra la salvezza vincendo contro l'Aurora Alto Casertano, chiude una stagione complicata. Pareggio invece per il Chieti, che ha Recanati contro la formazione di Pagliari, promossa già da un po' di tempo in Lega Pro, strappa un punto che è quello che gli serviva per la matematica certezza di continuare anche nella prossima stagione il campionato di Serie D. Ovviamente girone F è storia oramai di settimane, la retrocessione del Nereto nel campionato di eccellenza, Serie D, che invece l'anno prossimo avrà l'Avezzano ai nastri di partenza. Io ovviamente saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, 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 buonasera a tutti. Oh, abbiamo finito, eh? Gli ultimi 90 minuti anche per noi. Sì. Saranno dopo una lunghissima cavalcata alla fine di questa bella stagione, bella, diciamo, punto di vista lavorativo. È chiaro che poi i risultati non è che ci abbiano confortato, i risultati delle squadre, si poteva fare sicuramente meglio, no? Tra C e D. Eh sì. Saluto in piattaforma anche Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Di ritorno da Nereto, dove hai visto la partita della Vastese, con cui apriremo, perché la Vastese è l'unica abruzzese che si qualifica ai playoff, ovviamente. Complimenti alla formazione aragonese, ne parleremo tra un po'. Prima però, visto che vabbè, in Serie A penso che sia tutto definito, 3-0 per il Milan a Sassuolo, praticamente quasi campione d'Italia, la formazione di Stefano Pioli. Prima però fatemi aprire con una bella notizia che riguarda non il calcio ma noi abruzzesi, perché oggi nella 15ª tappa del Giro d'Italia, che arrivava a Cogne, finalmente torna al successo Giulio Ciccone, con un'azione partita molto lontana dal traguardo, a 47 km dal traguardo. Poi c'è stata l'aggancio a Iuccarti, hanno fatto qualche chilometro insieme. Alla fine Giulio ha staccato anche il corridore della Education First e, come di solito, lancio degli occhiali proprio sull'arrivo di Cogne, dopo 2 settimane non propriamente come si aspettava Giulio, arriva questo successo per uno dei due abruzzesi in gara, l'altro è Dario Cataldo. Aspettava un successo di tappa, certamente si aspettava un Giro d'Italia differente, ma ci fa particolarmente piacere che Giulio abbia conquistato una tappa. E che tappa oggi? Era molto complicata, 4.000 metri di dislivello, proprio una settimana fa respinto dal Blockhouse, e invece oggi sulle pendici di Cogne vince questa frazione. Ovviamente Richard Carapaz resta in maglia rosa. Ovviamente, come sapete, chi ci segue, giovedì ne parleremo approfonditamente nel corso di Velo insieme a Luciano Rabottini e Riccardo Magrini. Ma adesso cominciamo con i risultati e la classifica del campionato di Serie D, girone F, campionato concluso, ultima giornata della stagione regolare. Aurora Alto Casertano Notaresco 0-2, Fiuggi Castelfidardo 0-0, Montegiorgio Tolentino 2-1, Nereto Vastese, come detto, 1-2. Stesso risultato a Pineto tra Pineto e San Benedettese, e stesso risultato
anche a Porto d'Ascoli, a San Benedetto, tra Porto d'Ascoli e Fano. 1-1 tra Recanatese e Chieti, altro pareggio a Trastevere, a Roma, tra Trastevere e Matese, 2-2, e poi Vasto Girardi, Castelnuovo, è terminata 1-1. Vediamo la classifica definitiva a questo punto. La Recanatese con 68 punti è promossa già da un po' di giorni nel campionato di Lega Pro di Serie C, e vedremo, con ogni probabilità andrà nel girone B, nel girone centrale. 59 punti per il Trastevere, 56 per il Tolentino, 55 per la San Benedettese e 53 per la Vastese. Qui si chiude il lotto playoff con questi accoppiamenti: Trastevere Vastese e Tolentino San Benedettese, con gara unica da giocare sul terreno di gioco della migliore classificata. Poi 52 punti per il Pineto, 51 per il Fiuggi, 49 per Notaresco, Matese, Porto d'Ascoli, Monte Giorgio e Chieti, 48 punti per il Fano, 46 per il Vasto Girardi, 44 per il Castelnuovo, 41 per il Castelfidardo, 12 per il Nereto e 7 per l'Ororalto. Casertano, anche in questo caso, accoppiamenti che sono quelli tra Fano e Castelfidardo e, come detto, tra Vasto Girardi e Castelnuovo. Diamo la buona serata, prima di vedere il servizio, all'allenatore della Vastese, Fulvio D'Adderio. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, le chiedo la cortesia di ruotare lo smartphone. Sì. Ecco qua, perfetto, perfetto. Perfetto. Facciamo così, allora, la teniamo poco perché vedo che siete di ritorno. Saluto anche alle sue spalle il direttore generale Andrea Masciangio. Le facciamo vedere il servizio di Nereto Vastese e poi commentiamo questa stagione della Vastese, che ancora non è finita, insieme a lei. La Vastese batte il Nereto 2-1 e conquista la semifinale playoff, che giocherà mercoledì in casa del Trastevere. Biancorossi, che al comunale erano padroni del proprio destino e che trovano nel feeling sul campo tra Stivaletta ed Alessandro nel tridente le armi migliori. Il Nereto invece, da tempo retrocesso, prova a chiudere in maniera dignitosa la stagione. Sarà un primo tempo per 40 minuti biancorosso con la squadra di D'Adderio, che mette subito le cose in chiaro al decimo, quando da una bella azione di Stivaletta sulla sinistra il suo tiro cross viene raccolto e depositato in rete da parte di Alessandro. 4 minuti dopo matura il raddoppio. Dagli sviluppi di un angolo c'è Cacci, salta con i tempi giusti, beffando la difesa di casa e portando i suoi sul 2-0. La Vastese tiene redini di gioco ed occasioni. Al 16esimo, da una punizione di Altobelli, Allegra di testa non trova di poco lo specchio della porta. Stivaletta prova poi a mettersi in proprio. Lo fa al 21esimo con un tiro dalla distanza che De Luca manda in angolo. Si ripete al 31esimo quando spara centralmente addosso all'estremo di casa, che si salva in qualche modo. Alla prima vera incursione offensiva però il Nereto affonda. Al 41esimo Antonelli scende bene sulla corsia sinistra e mette in mezzo un pallone che Pedalino, in estirada, mette oltre la linea di porta. Gara dunque riaperta poco prima di tornare negli spogliatoi. Del Grosso vara un Nereto più offensivo ad inizio ripresa, con gli ingressi di Cipriani, Montano e Maione. L'atteggiamento dei padroni di casa cambia e si alza il livello dell'ostilità, con la Vastese che non ha la stessa facilità di presentarsi dalle parti di De Luca come nel primo tempo. Al 16esimo è ancora Stivaletta però a cercare la rete, facendo tutto bene nei movimenti tranne il tiro lontano dallo specchio di porta. Ancora Stivaletta qualche minuto dopo, nella sfida personale all'estremo di casa, si inserisce bene in area ma trova la parata bassa di De Luca, che si ripete qualche istante più tardi in quello che sembra un comodo appoggio in rete di testa da parte del numero 10 biancorosso. Stivaletta prende la mira, va invece forse troppo sul sicuro e sul primo palo De Luca disinnesca in qualche modo il pericolo. Al 26esimo è clamorosa la chance che ha di testa Allegra da punizione di Altobelli. Il difensore non trova i tempi giusti, tutto solo per colpire di testa e di indirizzare il pallone in porta.
Al 36esimo c'è ancora Ceccacci sul pallone, prima a protestare per un presunto fallo di mano avversario nei pressi dell'area di rigore e poi a far partire un tiro a giro che sfiora soltanto il palo più lontano. A livello di occasioni la gara si chiude praticamente qui. La Vastese conquista un posto playoff che mesi fa sarebbe stato forse utopia e festeggia in campo e negli spogliatoi, mentre il futuro del Nereto dopo la retrocessione sarà tutto da chiarire. Allora mister, complimenti, non ci soffermiamo molto sulla partita di questo pomeriggio, io voglio da lei un giudizio complessivo su una stagione che ho detto continua perché avrete la semifinale contro il Trastevere, però ci faceva piacere darvi davvero merito per un'annata molto positiva. Penso che il merito va girato prima di tutto ai due presidenti, insomma, al presidente Bolami e al presidente Scaffetta, che ci hanno sempre sostenuto e nello stesso tempo hanno onorato tutto quello che c'era da onorare per quanto riguarda sia l'organizzazione e sia tutto quello che compete alla situazione economica, e quindi veramente un grande grazie, non ci hanno fatto mancare niente. Poi il merito più grosso va ai ragazzi che hanno dato veramente l'anima per fare una rincorsa che i primi tempi, insomma, non avremo sperato. Abbiamo fatto abbastanza bene. Da parte nostra l'orgoglio di aver riportato un po' la Vastese a competere con tutti quanti e l'orgoglio di essere anche l'unica squadra abruzzese che è arrivata, insomma, verso la vetta. Mi fa piacere questo e quindi abbiamo contribuito. Posso dire anche che oltre a questo io sono arrivato che la squadra nel 2020, il 27 dicembre, era terzultima in classifica e oggi siamo quindi in classifica. Penso che abbiamo costruito qualcosa sotto il profilo non solo dei numeri per quanto riguarda i risultati, ma sotto il profilo proprio della competizione, di competere con altre squadre molto blasonate che hanno molti soldi, che hanno investito tanto, e quindi da parte nostra c'è questa piccola soddisfazione. Ecco mister, io volevo chiederle quanto ad un certo punto della stagione credeva di poter entrare tra le prime cinque. Guardi, io le dico semplicemente questo: io ormai sono non dico vecchio ma maturo, il calcio mi ha insegnato equilibrio e pazienza. Le cose si fanno sempre alla fine e si valutano sempre alla fine. Penso che io abbia avuto la forza di lottare anche contro momenti di difficoltà in una stagione complicata dove qui a Vasto si pensa sempre di essere la Vastese di 40 anni fa, ma per me la Vastese è quella che tu fai tutti i giorni e che operi sul campo tutti i giorni. Quindi il lavoro porta sempre ad un risultato. Poi è arrivato questo, ce lo prendiamo, ma penso che le componenti siano tante. Oh, visto che dobbiamo salutare mister Fulvio D'Adderio, due cose velocissime. La prima: noi a volte l'abbiamo fatta anche un po' arrabbiare parlando di playoff, se non altro abbiamo portato fortuna, mister. Sì. Almeno questo sì, ce lo riconosce. E poi ha parlato di progetto che va avanti dal 2020, un progetto che va avanti anche con Fulvio D'Adderio? Ma allora, per quanto riguarda la prima situazione, insomma, non mi avete fatto arrabbiare, io sono così. Sono molto burbero, lo so, non ho un gran feeling né con le televisioni né con i giornali, però è semplicemente una questione caratteriale, perché vivo con me stesso tutte le problematiche, quindi so che è un grande mio limite, ma penso che 62 anni si possa migliorare poco. Per quanto riguarda il progetto, le ripeto una frase che dico sempre, perché poi bisogna essere sempre in due a scegliere il futuro, ci si sposa in due, ma nello stesso tempo bisogna vedere anche chi vivrà. Spero di vivere ancora, però insomma c'è
c'è tanto ancora da fare e da valutare. Rapidissimo Andrea, una domanda per mister D'Addario. Sì, io riporto il mister che saluto, a cui faccio i complimenti per questo traguardo importante che io personalmente non pensavo che la Vastese potesse centrare, e invece come ha detto il mister è la migliore abruzzese di questo campionato, l'unica che fa i playoff, e la riporto al calcio giocato. Proprio 2 settimane fa la Vastese ha espugnato, una delle poche squadre a farlo quest'anno, il campo del Trastevere. Cosa bisogna fare per ripetere la medesima impresa? Poi quel risultato ha pesato molto nell'accesso ai playoff. Quindi cosa bisogna fare per bissare? Ma è veramente dura. Se pensiamo che noi li abbiamo battuti 2 volte in casa e fuori casa, sembrerebbe tutto facile. Appunto per questo dobbiamo metterci quello che bisogna rinnovare tutte le volte, la volontà, la corsa, e soprattutto su un campo in sintetico e con un caldo che farà mercoledì a Roma, che è Roma ben più calda sia di Vasto che dell'Abruzzo, e quindi c'è da lottare tantissimo. Grazie mister. Sì. E poi le dico in più che il Trastevere è la squadra che ha fatto più punti in casa. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì. Ce lo fa salutare il direttore, visto che si è collegato? Ecco, glielo passo. Col glielo suo passo. Telefono. Salve, grazie a voi. Grazie. Ok, grazie mister. Eccoci con il direttore Andrea Masciangelo. Contento la squadra quanto? Mi uccide. Contento quanto? Un attimo. Ah, ok, adesso siamo eccomi. Ancora... Ecco. Dobbiamo ripartire. Ah, sul pullman. No. Allora salutiamo magari la squadra, magari, se ci riusciamo. Un saluto. Siete in diretta. Siete in diretta TV 6. 1, 2. Oh. Vabbè, sono carichi. È normale che sia così. Ti chiedo se ti aspettavi mesi fa un risultato del genere. Ti dico la verità, adesso si può dire, dopo la sconfitta di Recanati facemmo una riunione martedì con tutti i collaboratori, che ringrazio nuovamente, dal team manager, al segretario, al magazzinieri, a tutti quelli che ruotano dietro una squadra di calcio. Quindi dopo la decisione dell'allontanamento di Nicola D'Ottavio, ho fatto questa riunione e gli ho chiesto aiuto per il bene della Vastese e della città di Vasto, e gli dissi che se mi seguivano tutti insieme potevamo toglierci qualcosa di bello, e quindi sono contento per loro, perché non hanno mai fatto mancare l'apporto, la professionalità, la vicinanza a questa squadra. Quindi merito loro del grande lavoro di un gruppo importante. Ania, una domanda per il direttore. Come ne abbiamo parlato prima, questo messaggio che hai ricevuto, che ha ricevuto il direttore dal presidente Bolami, che cosa diceva? Diceva che la società l'ha costruita lui insieme al co-presidente Scafetta, e che non mollerà mai, e quindi se lo conosco ripartirà ancora più forte di prima, ma questo è dipeso da noi. Quindi diciamo che è stato frutto dei risultati. Sì, è stato frutto di risultati importanti, ma soprattutto il frutto del lavoro, un lavoro quotidiano da parte di tutti, dello staff, della società, che non ci ha fatto mancare niente. E ripeto, poi è una grande soddisfazione, perché Vasto merita di stare lì su, perché è una città importante, una grande tifoseria, e io sono 3 anni ormai che sto qui, è stata una crescita da parte di tutti, da tutti i punti di vista, oltre tecnico anche organizzativo. Un abbraccio e buon rientro. E un abbraccio al lupo per mercoledì. Crepi, grazie Jacopo. Ciao, grazie, ciao, grazie a tutti. Ania. Ciao, mandami Ania mercoledì. Ah, va bene. Le richieste, va quindi bene, non più Porcella, non più Porcella. Abbraccio. Sì, anche perché altrimenti poi va bene. Oh, tra poco, grazie davvero. Tra poco ascolteremo anche l'allenatore del Nereto Del Grosso, Federico Del Grosso. Ania, che partita è stata oggi? Perché pronti via 0-2 della Vastese, e poi però
Il Nereto non è scomparso dal match. No, non è scomparso, soprattutto con quel gol di Pedalino che è arrivato un po' a sorpresa, perché diciamo che fino a quel momento il Nereto aveva fatto poco e niente in fase offensiva. Però quel gol al 41esimo, quindi prima di rientrare negli spogliatoi, ha tenuto comunque in vita il Nereto e ha tenuto in bilico la partita fino alla fine, perché poi nel secondo tempo si è visto un atteggiamento anche differente della formazione di Del Grosso. Non ci sono state grosse occasioni, non ci sono stati grossi pericoli, però dal punto di vista dell'atteggiamento perlomeno il Nereto è riuscito ad alzare un po' il livello e a pareggiare quello della Vastese, che ha detto anche D'Addario nel post gara, quando abbiamo raccolto insomma l'intervista, ha avuto nell'ultimo periodo un po' di problemi nel chiudere le partite. Se nella prima fase di secondo tempo appunto c'era stato un po' di difficoltà anche nel rientrare in campo della Vastese, poi la stessa formazione di D'Addario ha costruito diverse occasioni non riuscendo a concretizzarle, quindi questo ha contribuito comunque a tenere in bilico la gara fino alla fine. Però per quello che si è visto sul campo ovviamente è un successo meritato della Vastese, e c'è un grosso punto interrogativo adesso per il Nereto per quanto riguarda il futuro. Abbiamo parlato anche con il direttore Teodoro, che magari nei prossimi giorni riusciremo anche a proporre durante i nostri telegiornali a TV6, e anche lui si è lasciato andare insomma a dei dubbi per quanto riguarda il progetto futuro del Nereto, che fine farà il Nereto a questo punto dopo la retrocessione. Facciamo così, ascoltiamoci le parole di Federico Del Grosso dopo il match di questo pomeriggio, e poi facciamo delle valutazioni anche sul match che arriva subito per la Vastese mercoledì. Mister, che cosa possiamo dire al termine di questa partita e anche al termine del campionato? Ma io credo che nel contesto negativo di tutta la stagione, cioè purtroppo retrocedendo, qualcosa da salvare c'è. Purtroppo nella vita ci sono questi mancati obiettivi, però ecco, il calcio è così, c'è chi vince, chi perde, noi salviamo la dignità. Ci siamo impegnati, non abbiamo mai disatteso il nostro lavoro, l'abbiamo fatto cercando di dare il massimo, e questo mettendoci sempre la faccia, questo credo che sia una cosa da salvare. Quindi io ringrazio i ragazzi, ringrazio tutti, e purtroppo l'obiettivo ci è sfuggito, ci sono state tante cose che sono andate male, però ecco, dagli errori si impara molto. Per me è stata un'esperienza in più, e quindi io vado a casa con la coscienza a posto, dando un grande in bocca al lupo ai ragazzi e a tutti gli sportivi insomma. Del Grosso l'anno prossimo dove sarà? Già lo sa? Del Grosso adesso va a casa, poi un altro anno Del Grosso non lo so che farà. Ripeto, io sono a posto con la coscienza, spero che qualcuno del settore abbia visto in me qualche qualità, e aspetteremo senza problemi. In attesa Federico Del Grosso, in bocca al lupo anche per il suo futuro, futuro del Nereto di cui non c'è grande certezza. Andrea, però invece il futuro della Vastese è già dietro l'angolo, perché mercoledì si va a Roma al Trastevere Stadium, squadra non facile, tutt'altro, seconda in classifica il Trastevere, che per larghi tratti di questo campionato ha battagliato con la Recanatese, squadra formata da ottime individualità. La Vastese cosa può mettere sull'altro piatto della bilancia? Mi sembra che in questo momento sia più squadra rispetto al Trastevere. Trastevere ha sicuramente fatto un'ottima stagione, però nelle ultime partite mi sembra che abbia smarrito un po' di smalto, abbia smarrito un po' di coesione, ha fatto risultati un po' più altalenanti, magari anche per il fatto che l'obiettivo primo posto era irraggiungibile, ha perso qualche colpo di troppo anche in casa, anche oggi contro il Matese a un certo punto la squadra è andata sotto, poi comunque ha subito rimontato, quindi sarà una partita molto difficile, però io penso che la Vastese in questo momento sia più squadra rispetto al Trastevere, che ha delle individualità importanti e che
in casa, nel suo catino, sul suo campo sintetico, è una squadra molto difficile da battere. Però, ripeto, la Vastese ha convinzione e probabilmente ora è più squadra, e con questi elementi, con questi argomenti, secondo me se la giocherà fino al 90esimo, perché no, magari fino al 120esimo. Agna, sei d'accordo? Il Vastese in questo momento è più squadra? Ah, per quello che ho visto anche oggi, sì. Avrà di fronte una formazione che non perdonerà, a differenza del Nereto, se dovesse la Vastese riuscire a creare la stessa mole di gioco, la stessa mole di occasione che ha avuto quest'oggi a Nereto. Il fatto di averla battuta sia nel girone di andata che nel girone di ritorno può essere un falso fattore a favore, secondo me, perché può implicitamente magari mettere in una condizione mentale la Vastese per dire: ok, nella stagione regolare abbiamo avuto la meglio per due volte, potrebbe essere lo stesso anche adesso in questa semifinale playoff. Invece è una gara del tutto differente. La Vastese e D'Addario devono in primis dovrà riuscire a cancellare questi bei ricordi nei suoi giocatori e giocarsi la gara senza nulla da perdere, dimenticando però quella che è stata la stagione regolare e i successi avuti nella stagione regolare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi stiamo per andare avanti con Recana Tesechieti. Intanto, detto da me, fa spese, però insomma vanno fatti i complimenti al Milan, neocampione d'Italia, vittoria sul Sassuolo per 3-0, chiude 86 punti la formazione di Stefano Pioli, scudetto numero 19. Ho una platea almeno collegata che insomma non è che gliene importi granché, però insomma era giusto darla. Aspettiamo tempi migliori noi. Non ho capito. Aspettiamo tempi migliori noi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Aya, rapidissimamente, non posso non chiederti qualche novità se ce ne sono. Qualche novità se ce ne sono sul fronte Teramo. Ma ormai a forza di dire o di scrivere che sono giorni importanti, credo che abbiamo già perso di credibilità e forse ne perderei ulteriormente anche ora se continuassi a ripeterlo. Però è così, è chiaro, sono giorni importanti perché più che altro la tempistica lo impone. Se si pensa insomma che per una fideiussione da allegare all'atto dell'iscrizione entro il 22 giugno servono 15-20 giorni, si capisce che insomma entro fine maggio ci devono essere per forza novità positive, che sia Spinelli o qualsiasi altra soluzione. Tra l'altro, senza dimenticare che poi lunedì prossimo, e Andrea lo sa bene, c'è un'udienza per discutere del ricorso, delle misure di prevenzione a carico del gruppo Ciacci, anche quello potrebbe avere influenze sul futuro del Teramo. Insomma, è un puzzle ancora molto in divenire, Jacopo, il fatto che sia ancora in divenire quando ormai siamo al 22 maggio. Insomma, un mese dalla deadline per l'iscrizione comincia a non essere una buona notizia, quindi bisogna assolutamente accelerare per un verso o per un altro, ricordando che la presenza di un tribunale non facilita ovviamente le trattative, nel senso che c'è da fare i conti con un'entità terza. Saremo a vedere. Aya, grazie davvero, buona estate. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi, ovviamente continueremo a seguire le vicende del Teramo. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'ultima puntata della Bruzzo del Pallone. Una buona serata, buona domenica alla nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovata. Tra poco poi vedremo Pineto San Benedettese, però adesso andiamo a Recanati, al Tubaldi, per Recanatese Chieti 1-1. Il servizio di Stefano Recanati. A Recanati è il giorno dei festeggiamenti per il sarto di categoria, festa a cui al triplice fischio finale si aggiunge il Chieti, che con il pareggio si mette in tasca la certezza di giocare anche il prossimo anno in Serie D. Un traguardo raggiunto meritatamente per una formazione che ha saputo crederci soprattutto nei momenti più difficili, anche quando lo stadio di casa sembrava un tabù. Lucarelli sceglie Mariani come metronomo di centrocampo, mentre ad agire da mezzala c'è Di Innocenzo. Sulla fascia sinistra assente Siragusa, al suo posto Ventola. Gara agli
agli ordini di Deborah Bianchi di Prato, che vede subito avanti giallorossi pericolosi in apertura con Senigalliesi dalla distanza. Tiro messo in corner da Forti. Dalla parte opposta il Chieti sa bene che non può speculare troppo sul pareggio, così è Ventola dalla destra a rientrare sul piede forte, ma la conclusione masticata termina al lato. Le accelerazioni improvvise dei leopardiani creano più di un pericolo ai teatini, soprattutto dalla parte di Consorte, ma Senigalliesi non ne approfitta al 18° con la sfera che addirittura termina in fallo laterale. Sul fronte opposto è ancora Ventola il più pericoloso dei suoi a sfiorare il vantaggio. Il centrocampista si districa bene in aria, ma non ha fatto i conti con l'uscita disperata di Urbietis, che concede solo il corner. Ad inizio ripresa è l'Uasni ad avere sul destro il pallone per sbloccare il match, ma ancora Urbietis in uscita bassa a sporcare la conclusione dell'ex matese. Al quarto d'ora il Chieti vede fantasmi. Senigalliesi dalla bandierina pesca in area di rigore Marafini, che lasciato colpevolmente solo dalla difesa mette alle spalle dell'incolpevole Forti. I risultati sugli altri campi danno una mano ai neroverdi, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Luca Fabrizi. L'attaccante difende palla sulla sinistra e una volta in aria fa partire un terra-aria che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Grande gioia in campo e rete numero 16 per lui in stagione. Al 37° mister Pagliari concede la passerella a sbaffo. Il capitano, che con 23 centri in stagione, si aggiudica la palma di capocannoniere del girone F. Si gioca al piccolo trotto fino al 50°, quando al Tulbaldi partono i festeggiamenti delle due squadre. Ora meritate vacanze per il Chieti, ma ci sarà da programmare il futuro per affrontare il prossimo campionato con più serenità. Lucarelli, sudata fino alla fine, perché quel pallone al 50° minuto è uscito dal nulla e ha fatto tirare un sospiro di panico a tutto lo stadio, a tutti i tifosi del Chieti, però per fortuna è finita 1-1, ci mancava quel punticino. Il Chieti giocherà l'anno prossimo ancora in Serie D. Ecco, questa è la cosa più importante. Esatto, ci siamo sudati tutto fino alla fine. Da quando a dicembre eravamo dentro i playout quartultimi, abbiamo fatto un grande girone di ritorno. I ragazzi veramente sono stati bravissimi, hanno dato tutto, hanno seguito tutto quello che bisognava fare, l'hanno fatto, e l'ottavo posto ci dà parzialmente, diciamo, soddisfazione, perché sicuramente nella prima parte del campionato potevamo fare qualcosa in più, però bisogna essere veramente felici, perché è stato un campionato complicatissimo. Fare 49 punti e essere certi a 49 della salvezza non si è mai verificato, a 4 punti dalla zona playoff, e quindi io sono contento che il futuro del Chieti sarà ancora in Serie D, perché la Serie D rappresenta comunque per il Chieti un trampolino di lancio per arrivare nel calcio che conta. Quindi, se fosse per me, io la porterei in Serie B. Qualcuno ha detto in Serie C, ma per me sarebbe anche in Serie B, andrebbe bene, questo per rilanciare. E dire che i ragazzi, la società, il presidente Mergiotti, il presidente Patron Trevisan, il direttore, ringrazio veramente tutti, lo staff che ha fatto un grandissimo lavoro, tutti quelli che sono stati dietro le quinte, i magazzinieri, Patrizia, non vorrei dimenticare nessuno, guarda, perché veramente tutti hanno contribuito a tirarci fuori in questo grande girone di ritorno, dove abbiamo perso solo 3 partite e abbiamo fatto veramente, secondo me, un risultato molto molto importante. Vorrei portarla in Serie B, è un matrimonio che può continuare, o i saluti e i ringraziamenti sono un allontanamento dalla Chieti? No, è una battuta sicuramente, però per far capire quanto il Chieti ha dimostrato, la tifoseria ha dimostrato quest'anno nella partita del centenario, che ha un potenziale molto molto importante, però le cose vanno fatte anche passo dopo passo, come sta facendo questa società, che ha fatto un grande sforzo l'anno scorso nel vincere il campionato, riportare il Chieti in Serie D e mantenere la categoria quest'anno, che era veramente complicato. Io ho salutato i tifosi e li saluto anche con l'intervista, nel senso che mi dispiacerebbe non salutarli, se dovessi andare via ci rimarrei male, quindi voglio fare questo saluto. Non significa addio, significa semplicemente ringraziarli, perché sono stati sempre vicino, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche quando noi non andavamo bene, però ci eravamo giocato tutte le partite. Noi abbiamo sbagliato un paio di partite, solo qualche volta, e questo ottavo posto lì, secondo me, è molto molto importante, deve essere un punto di partenza, a prescindere da chi ci sarà, chi guiderà la società, chi guiderà la squadra, deve essere un punto di partenza. Quindi io sono oggi veramente contento, mi piace più vincere i campionati che salvarmi, però in questo momento è così, e mi do soddisfazione anche questo, perché lo so, dietro c'è stato un lavoro che molti non hanno visto, ma questi ragazzi dal 23 dicembre, quando abbiamo perso quella famosa partita a Trastevere, non si sono mai abbattuti, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, noi solo sappiamo quello che c'è stato dietro, e quindi sono veramente orgoglioso.
Complimenti, complimenti al Chieti, Roberta, che arriva a compimento di un campionato, come ha detto Lucarelli, che ha avuto qualche difficoltà, ma è anche vero che era una squadra neopromossa, che ha superato tante difficoltà perché in casa non vinceva. Alla fine risultato strameritato. Assolutamente sì, devo sposo appieno le parole di Lucarelli, questo deve essere un punto di partenza per riuscire a riportare il Chieti là dove merita, però è un importantissimo punto di partenza soprattutto per come è arrivato, perché noi che comunque abbiamo seguito la squadra fin dall'inizio abbiamo visto quante difficoltà c'erano e come il Chieti pian piano è riuscito a superarle, quindi va comunque fatto un gran merito a mister Lucarelli che ci ha messo sicuramente del suo, a tutto quello che comunque la squadra ha saputo fare nel corso di questi mesi, andandosi a conquistare, è vero, fino alla fine se l'è dovuta sudare fino alla fine, ma una salvezza assolutamente meritata. Adesso bisognerà vedere che cosa riserverà il futuro ecco, per questa società. Eh sì, effettivamente è così. Andrea, vengo da te perché anche a te dico, faccio la stessa domanda. Insomma, il pareggio di oggi è il compimento di un percorso che ha avuto, diciamo, all'inizio alti e bassi, poi diciamo che si è attestata su una linea di, non dico di tranquillità, però il Chieti non ha mai dato la sensazione di poter andare giù, sempre più la sensazione di poter guardare alla parte sinistra della classifica che a quella destra. È una squadra che è maturata rispetto all'inizio, c'era poi la lezione di 2 anni fa, evidentemente questo è servito alla società, gli stessi Mergiotti e Trevisan che hanno saputo, diciamo così, magari mantenere qualche istinto che magari li avrebbe portati anche a esonerare inutilmente e indebitamente Lucarelli. Rispetto a 2 anni fa, intanto c'è stata la conferma, ma allora c'era un trapasso di società dopo la penultima promozione. Qui loro hanno subito bloccato Lucarelli, lo hanno confermato e poi, nonostante qualche scricchiolio, comunque gli hanno confermato la fiducia. E questo è stato un passaggio, a mio avviso, cruciale. Poi la squadra è stata anche in parte riaggiustata con qualche intervento di mercato, non tantissimi, ma alcuni interventi sono stati importanti, ad esempio l'arrivo di Orlando e del Wasni rispetto al pacchetto di attaccanti che c'era in precedenza, la crescita esponenziale di Fabrizi, la crescita anche di altri giocatori. Insomma, il Chieti è cresciuto nel corso della stagione e ha assunto una dimensione, come hai detto tu, di una squadra che insomma non ha mai realmente rischiato di retrocedere. Quindi bene così, è evidente però che ora io non so quale sarà il futuro del Chieti, però immagino che la tifoseria spinga per avere una squadra competitiva, perché Chieti non ha una squadra che lotti per andare in Serie C da tanti, troppi anni. Anzi, in questi anni ci sono state retrocessioni, nuove ripartenze societarie, si è ripartiti dal basso, insomma, anche quando si è fatta una Serie D è stata sempre una Serie D più che era vicina all'obiettivo della salvezza, alla permanenza nella distesa, piuttosto che un campionato davvero ambizioso che guardasse alla Serie C. Io penso che si sta avvicinando il momento di fare questo passaggio, spero che l'attuale proprietà ne abbia le forze, nel caso insomma bisogna trovare qualche altro sostegno, perché ripeto, questo è stato un campionato dove la salvezza è arrivata, se vogliamo un campionato anche di transizione e di riadeguamento, ma prima o poi Chieti dovrà tornare a puntare al vertice. Non dico vincere il campionato, perché lo dico sempre, vince una sola squadra, ma essere competitivi sì, e prima o poi Chieti dovrà fare. Certo, assolutamente. Veniamo alla tua partita, Pineto San Benedettese, successo per i marchigiani, poi rispondiamo anche ad un tifoso da casa che ci ha chiesto diciamo i criteri per il ripescaggio, cioè meriterebbe più una squadra retrocessa dalla C che una che dovesse vincere, San Benedettese, faceva l'esempio della San Benedettese, dovesse vincere i playoff. Poi tra l'altro su questo è uscito anche il comunicato 2 giorni fa, quindi insomma ci sono anche altri fattori che andranno ad incidere. Poi li vediamo.
Saluto anche, ha mandato il messaggio prima, Gianfranco da Montesilvano, che in realtà è Loris da Scafa, Milan campione d'Italia, con un saluto a tutti. Tanto deve tornare qui dentro, voglio dire, non è che può scappare. Ce l'ho anch'io qui. Pineto San Benedettese, Roberta Di Sante. Al termine di 95 minuti combattuti a festeggiare è la San Benedettese che supera di misura 2-1 il Pineto grazie alla doppietta dell'ex Cardella e agguanta la quarta piazza playoff proprio a discapito dei biancazzurri, a cui non basta l'iniziale rete di Mininkleri. Solito 3-5-2 per Amaulo, che deve rinunciare agli squalificati Mesisca e Del Mastro. Le novità sono Rodriguez in difesa e Rea a centrocampo. Sant'Alfonsi sceglie invece il 4-3-1-2, non c'è lo squalificato Anzulli, il tecnico rosso-blu recupera Lulli, che rientra oggi dall'infortunio. Dopo una fase di studio al 18esimo, prima conclusione nello specchio della porta per il Pineto, che prova con Barlafante dal limite, ma Knoflach blocca senza patemi. Insiste la formazione di casa al 20esimo, cross di Mininkleri dalla destra per Barlafante, che gira di testa spedendo al lato. Ma sulla ripartenza al 21esimo, occasionissima per Cardella, che prima cicca il pallone sull'invito di Lisi, poi sbaglia un rigore in movimento spedendo alto. Passano due minuti. 32esimo, azione rapida della Samb, si chiude il triangolo tra fall e Buono, il diagonale ad incrociare e la risposta di Mercorelli a dire no. Gol mangiato, gol subito. Sulla ripartenza il Pineto sblocca il risultato. Barlafante se ne va sulla sinistra e serve la corrente Mininkleri, che piazza la gran botta di collo pieno sotto l'incrocio. Gran gol del numero 10, che porta in vantaggio i suoi. Ma il Pineto non ha neppure il tempo di gioire, perché la gara si accende e sull'azione successiva Lisi serve all'altezza del primo palo Cardella, che questa volta non sbaglia e segna il gol dell'ex, per poi andare ad esultare sotto la postazione dei tifosi rossoblù. E al 40esimo la Samb sfiora anche il raddoppio con Fall, che servito da Buono chiama Mercorelli agli straordinari. Al 44esimo brutta tegola per il Pineto, che perde Mininkleri per un colpo alla caviglia. Al suo posto entra Caprioli. E proprio da una punizione del neo entrato al 46esimo, l'ultima emozione del primo tempo, chiama lo schema il centrocampista, lob liftato a scavalcare la difesa, Romano con la punta del piede non riesce a superare Knoflach, impresa alta. Termina così la prima frazione sul parziale di 1-1. Avvio di secondo tempo arrembante per la Samb, che al quinto conquista un calcio di rigore. Pica se ne va sulla sinistra, entra in area e viene messo giù da Pepe. Il direttore di gara indica il dischetto e dagli 11 metri Cardella non perdona, fa doppietta angolando quanto basta per mettere fuori dai giochi Mercorelli, che intuisce ma non ci arriva e ribalta la contesa festeggiando con i 500 tifosi ospiti al seguito della squadra. Cerca la reazione quindi il Pineto al quarto d'ora, ma Romano, servito da Cascione, non riesce a trovare lo specchio della porta per l'opposizione di Knoflach. Prova quindi a inserire forze fresche a Maolo, che fa esordire il classe 2005 Piccioni al posto di Galeano e di Giacomo Perrea. E proprio il neo entrato di Giacomo al 23esimo serve Romano al limite dell'area, la gran botta dell'attaccante e la gran risposta dell'estremo rossoblù, che alza sulla traversa e sventa il possibile pareggio biancazzurro. Quindi Alfonsi regala la standing ovation a Cardella, che esce tra gli applausi proprio sotto il settore dei propri tifosi per far posto a Ferri Marini. Ancora occasionissima per il Pineto però al 27esimo, con Cascione che dalla sinistra serve il classe 2005 Piccioni, che di testa spedisce di poco fuori. Azione insistita quindi dei biancazzurri al 33esimo, Della Quercia riceve palla sulla destra, il diagonale insidioso che esce di un soffio con Barlafante che in spaccata non ci arriva di un niente. In pieno recupero al 47esimo Cascione dalla destra ancora per la testa di Romano, che sfiora il gol con la sfera che esce di pochissimo e Piccioni appostato sul palo che non ci arriva. E l'ultimo sussulto al Pineto: non basta il forcing del secondo tempo per riprendere la partita. Al triplice fischio la festa è tutta dei 500 tifosi rossoblù. Ai playoff va la San Benedettese, il Pineto manca di un punto l'aggancio agli spareggi e chiude il campionato al sesto posto. Ma non direi delusione, anzi, siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto. Siamo arrivati all'ultima gara a giocarci la possibilità di poter fare i playoff. Avevo detto in precedenza che si sarebbe deciso tutto per un punto, e così è stato. I ragazzi hanno dato tutto e, nonostante le assenze, nonostante le problematiche che avevamo, abbiamo tenuto testa fino alla fine e abbiamo avuto anche l'occasione di pareggiare. Quindi posso fare soltanto un grande applauso alla squadra per quello che ha fatto in questa gara e
tutto il percorso dal mio arrivo, diciamo. È chiaro che un po' d'amarezza c'è perché fai la prestazione, volevamo tutti questa vittoria, non siamo riusciti a portarla a casa, però abbiamo fatto il massimo secondo me e quindi siamo soddisfatti ugualmente. Se ti dovessero chiedere di rimanere per la prossima stagione, tu ci saresti? Diciamo è prematuro, ecco, parliamo di quello che è stato un percorso difficile con tante problematiche e purtroppo abbiamo perso dei giocatori importanti per avere qualche possibilità, qualche alternativa in più in questo percorso. Adesso stacchiamo un attimo la spina, poi ci sarà il momento per parlare del futuro. È ovvio che certamente la domanda ci sta ed io è altrettanto ci sta la risposta di chi tutti i protagonisti oggi dicono vabbè aspettiamo. Curioso Roberta che sia proprio Cardella che a Pineto aveva iniziato a escludere il Pineto dai playoff. Eh sì, è un giocatore che abbiamo imparato ad apprezzare nella prima parte del campionato, sapevamo che è un giocatore, un attaccante che comunque i suoi gol li ha sempre fatti e c'era da aspettarselo che oggi contro la sua ex squadra avesse voluto fare una prestazione importante e così è stata perché è stato decisivo. All'inizio ha avuto una grandissima occasione che ha sciupato praticamente un rigore in movimento sparato alto, però poi si è rifatto ampiamente siglando prima il gol del pareggio, dopo un altrettanto gol, un gol altrettanto bello di Mininkleri, molto molto bello sotto l'incrocio dei pali. Peccato che poi Mininkleri si sia fatto male a fine primo tempo, perché insomma sarebbe stato prezioso averlo per il Pineto magari anche nella ripresa. Si è fatto perdonare siglando prima il gol del pareggio e poi mettendo a segno questo calcio di rigore come ne aveva fatti altri a Pineto. Insomma. Sesto posto che possiamo archiviare come? Allora, è stata una stagione piuttosto travagliata, devo dire la verità. È un sesto posto che, se consideriamo le premesse iniziali, cicca l'obiettivo, nel senso che comunque almeno il Pineto, se non vincere il campionato, almeno arrivare nei playoff, diciamo che tra virgolette era un po' l'obiettivo minimo. Però dobbiamo tenere in considerazione una situazione che comunque era cambiata ed era cambiata di molto, perché mai come quest'anno il Pineto si è ritrovato con una rosa che comunque si è indebolita ed aveva anche una panchina più corta rispetto agli altri anni, in una posizione di classifica in cui con una partita potevi ritrovarti ai playoff, ma con una partita potevi ritrovarti anche ai playout. E io sinceramente ti dico la verità, rispetto agli altri anni ho anche dubitato che potesse riuscire a risalire come invece è riuscita a fare. Quindi comunque ti dico che a questo punto questo sesto posto è comunque gratificante per quello che poi ha fatto a Maolo da quando è arrivato, okay, con le problematiche e le situazioni che ha dovuto affrontare, perché comunque non era facile visti i tanti infortuni che si sono aggiunti ad una squadra che si era già indebolita. Andrea, sesto posto del Pineto che valutiamo come? Valutiamo a ribasso e non soddisfacente se stiamo alle premesse di inizio stagione. Una squadra che aveva vinto i playoff. Non so se hai il microfono. Eccolo qua che è in arrivo. Ecco, no, dicevo che rispetto alle premesse di inizio campionato sicuramente non è una valutazione positiva, è un risultato insoddisfacente perché Pineto aveva vinto i playoff lo scorso anno facendo una grande rincorsa e quindi si pensava che ancora una volta questa squadra ricalibrata, ripartendo poi con lo stesso staff tecnico, potesse migliorare quanto fatto lo scorso campionato e magari lottare per la vittoria del torneo. Poi non è successo, Roberta
ha detto tutto perfettamente, ma insomma anche nelle scorse trasmissioni abbiamo analizzato tutto quello che è successo. C'è stato l'esonero di Pomante, il riavvento di Amaulo, momenti di difficoltà, tanti infortuni. Alla luce di tutto quello che ha passato il Pineto negli ultimi tempi, il sesto posto può essere visto anche in maniera positiva, ma questo se facciamo un'analisi dell'ultimo periodo con la squadra che è stata rimodellata ulteriormente, ridimensionata, perché sono andati via giocatori molto forti e la squadra è stata ringiovanita, poi ripeto, infortuni e quant'altro. Quindi alla luce di tutto questo un sesto posto può essere anche considerato positivamente, ma se torniamo a inizio campionato il sesto posto è assolutamente insoddisfacente. Ora io non so quali saranno i piani del presidente Brocco per la prossima stagione, però si ha sempre la sensazione che il Pineto possa essere più ambizioso di quello che poi fa vedere nei primi 3-4 mesi di stagione. Poi negli ultimi mesi di stagione la squadra fa meglio. Anche quest'anno la squadra è migliorata nonostante sia stata ridimensionata nell'ultima parte di stagione, però si gioca per 8, 9, 10 mesi, e quindi ogni volta fare bene la seconda parte di stagione però andando a compromettere tutto quello che si può fare nei primi mesi è un atteggiamento anche in parte autolesionistico. Quindi io spero che il Pineto possa imparare da questi errori, e se c'è voglia veramente di crescere e di provarci, di farlo legittimamente anche nelle prossime stagioni. Perfettamente chiaro, niente. Siamo da in linea. Niente assolutamente da aggiungere. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati di nuovo con l'ultimo Abruzzo del pallone di questa stagione. Andiamo a Pietramelara con Paolo Renzetti per vedere il successo 2-0 nel Notaresco sull'Aurora Alto Casertano, che vale la salvezza per il rossoblù. Bisognava vincere per evitare inutili rischi e alla fine i tre punti sono arrivati per il Notaresco, che passando per 2-0 a Pietramelara sul campo dell'Aurora Alto Casertano ha timbrato la salvezza dopo una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative. La formazione rosso-blu partita per lottare per la vetta dopo un brutto girone di ritorno è scivolata ai margini della zona calda, evitando con i 6 punti conquistati negli ultimi 180 minuti di precipitare nella zona caldissima del la classifica. Nel pomeriggio di Pietramelara, al cospetto di una formazione che non aveva molto da chiedere al torneo, i ragazzi di Epifani hanno vinto con grande disinvoltura. Avvio di partita come da copione con il Notaresco in avanti. Al quinto Massarotti prende la mira dai 25 metri ma conclude a lato. Al 12° Pampano imita il compagno non inquadrando lo specchio della porta. I padroni di casa non stanno a guardare e al 17° Romeo a 2 passi da Sciba si divora il gol del vantaggio mandando il pallone incredibilmente fuori. Gara a viso aperto con il Notaresco che si rivede al 23° con una bella rovesciata di Scimia in area che non sorprende però l'estremo di casa Vitiello. Al 27° ancora Aurora Alto Casertano ad un passo dal vantaggio con l'incornata di un soffio alta di Palumbo. Spinge la formazione del presidente Salvatore Di Giovanni senza però riuscire a pungere e facendo solo possesso palla. L'ultima emozione del primo tempo arriva così al 42° con un tiro di un soffio alto di Maio dal limite. Nella ripresa non c'è partita, pronti via, e alla prima azione dopo neanche 60 secondi c'è un lancio lungo sull'out di sinistra per Pampano che con una conclusione chirurgica fa 0-1 regalando alla sua squadra il gol salvezza. All'ottavo Scimia fa tutto bene chiamando alla parata Vitiello. Gara in disinvoltura per la formazione abruzzese. Un minuto dopo infatti Maio in area a trovare il miracolo del portiere campano. Al 10° Monteleone mura invece un tiro di Pampano con i ragazzi di Epifani che restano in controllo della gara, segnando il gol del raddoppio della sicurezza al 24° con Valenti, che dopo un batti e ribatti sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete. Il 2-0 mette a questo punto al sicuro rosso-blu, che vedono il traguardo salvezza ad un passo, anche perché l'Aurora Alto Casertano non ha la forza di reagire, con al 94° la certificazione della permanenza in D del Notaresco. Onori e meriti anche alla formazione campana che ha onorato il campionato così dalla prima all'ultima giornata. La salvezza del Notaresco è ormai certezza, ma da domani si inizierà a pensare al futuro che presenta molti punti interrogativi a cui bisognerà dare risposte entro le prossime settimane.
Epifani, è finita, è arrivata questa salvezza, risultato minimo della stagione, ma importante era almeno mantenere la categoria. Sì, sì, il risultato è diventato un risultato importante, perché noi eravamo partiti sicuramente per fare un campionato diverso, poi ci siamo ingarbugliati a trovarci in questa situazione. Se pensate che abbiamo fatto 49 punti, ci siamo salvati all'ultima giornata, quindi un campionato veramente molto strano, difficile, però lo archiviamo, siamo contenti, perché poi quando si mettono così le cose possono prendere una piega brutta, e noi siamo stati bravi nelle ultime due partite a fare quello che dovevamo fare e portare a casa, a mantenere la categoria, e siamo contenti per tutti, per il presidente, che è la cosa più importante. Abbiamo fatto tanti errori di valutazione, abbiamo fatto tanti errori noi, e poi se ci mettiamo a raccontare tutto quello che ci è capitato durante l'anno, tra Covid, mancanze di giocatori il sabato sera, sembrava tutto fatto ad arte. Sono quelle annate che purtroppo faccio parte del calcio da tantissimi anni, che sono quelle annate che prendono quella piega e se non le rimetti in piedi diventano difficili. E noi siamo stati bravi alla fine, c'è grandissimo rammarico, c'è tantissima delusione, perché volevamo fare qualcosa di diverso, però purtroppo è andata così. Poi ha vinto la Recanatese, che ha meritato ampiamente di vincere, adesso era importante, ripeto, mantenere la categoria. Ce ne andiamo a casa stasera con tanto rammarico, tanta delusione, però siamo contenti alla fine di aver fatto questa piccola cosa importante, che è mantenere la categoria. Ma il futuro è domani, adesso staccare un attimo la spina proprio clamorosamente, perché veramente è stato un anno, ma anche i ragazzi, mo una settimana non voglio sentire niente, perché credetemi, è stata logorante, è stata dura, alla fine mi sono scappate anche un po' di lacrime, perché è stato tanto, tanto dai. Annata durissima per il notaresco. Roberta, tra poco vengo da te. Fammi salutare in collegamento il presidente dell'Avezzano, Gianni Paris, che ritrovo con molto piacere. Buonasera, presidente. Buonasera a tutti. Buonasera, ben tornato di fatto nel campionato di Serie D. Tra poco parleremo del prossimo futuro dell'Avezzano, che ha notizie veramente freschissime di questo pomeriggio. Roberta, annata complicata per il notaresco, abbiamo visto un Epifani anche un po' provato ed emozionato alla fine di una stagione davvero che in pochi si aspettavano così complicata. Sì, le lacrime di Epifani racchiudono veramente, cioè, riassumono davvero nel migliore dei modi quella che è stata una stagione critica per il notaresco, che nessuno avrebbe mai immaginato potesse addirittura ritrovarsi a lottare per la salvezza all'ultima giornata, punto su punto. La squadra anche in questo caso, come dicevamo, stesso discorso che abbiamo fatto per il Pineto, era partita con ben altri obiettivi e un po' ha avuto un cammino similare da un certo punto di vista. Peggio ancora il notaresco, che purtroppo si è ritrovato addirittura a dover combattere per riuscire a mantenere la categoria. Sicuramente è stata un'annata che ha provato indubbiamente. Ha detto Epifani, abbiamo fatto tanti errori quest'anno. Assolutamente, questo, cioè, se, altrimenti non si sarebbero ritrovati dove, certo, si sono ritrovati. Questo va da sé, che comunque ci siano state delle valutazioni sbagliate, che comunque le cose non siano andate come avevano programmato. C'è stato anche un momento in cui lì per lì, insomma, si pensasse che la società mandasse via il tecnico, poi il tecnico ha rassegnato le dimissioni, le dimissioni poi sono state respinte. Adesso si dice che per il prossimo futuro il presidente potrebbe anche lasciare la società, quindi anche in questo caso, come abbiamo parlato prima del Chieti, bisogna vedere che cosa succederà. Adesso la categoria, certo, è stata mantenuta, però bisognerà vedere se per la prossima stagione ci sarà ancora Di Giovanni alla guida di questa società. Quindi anche in questo caso l'obiettivo minimo è stato raggiunto, però bisogna vedere come si svilupperanno le cose. Andrea, obiettivo minimo raggiunto, certo, con un po' di fiatone, questo è inevitabile, non sottolinearlo. Probabilmente l'annata vale come insegnamento per il notaresco. Deve. Io faccio fatica a parlare di obiettivo minimo, qui non siamo neanche all'obiettivo minimo, qui
si è evitato lo psicodramma che si stava materializzando. Se insomma l'espressione di Epifani è molto provata alla fine di questa partita è proprio perché questa squadra è stata costruita con ben altri propositi e si è ritrovata a 180 minuti dalla fine del campionato all'interno della zona play-out, e non oso immaginare cosa sarebbe successo se alla Recanatese sarebbe servito fare punti a Notaresco la penultima giornata anziché arrivare sazia per il primato già centrato. Quindi questo dà la dimensione di quanto sia stata assolutamente negativa la stagione del Notaresco. Notaresco e Pineto erano attese a un campionato di livello e entrambe hanno disatteso quelle che erano le aspettative. Il Notaresco ha fatto peggio del Pineto proprio perché, ripeto, a 180 minuti dalla fine del campionato, dopo 5 sconfitte consecutive, è finito in zona play-out. Poi, per fortuna, si può tirare un sospiro di sollievo, però anche parlare di obiettivo minimo mi sembra diciamo riduttivo. Così, assolutamente riduttivo. Ora il futuro, bisognerà capire, io vedo difficile una permanenza di Giovanni, di questa società a Notaresco, dopo che insomma si è consumato questo forte distacco, che poi è stato probabilmente alla base di questi risultati negativi dell'ultimo periodo, e quindi insomma vedremo come evolverà l'estate. Io penso che per il presidente Di Giovanni sarà un'estate molto intensa, non escludo che si possa intrecciare anche con i destini del Teramo, perché noi abbiamo parlato insomma di una situazione che fa fatica a districarsi in casa Teramo, una situazione piuttosto nebulosa, e se in futuro dovesse esserci un percorso che passerà per un titolo assegnato dal sindaco, un titolo di Serie D assegnato dal sindaco, io penso che una persona come Salvatore Di Giovanni, per quello che ha fatto in questi anni a questi livelli, possa essere una soluzione credibile, sicuramente non l'unica, ma una soluzione credibile se il Teramo non dovesse riuscire a mantenere il professionismo, vista tutta la situazione che si sta creando e che si è delineata da diversi mesi a questa parte. Pensavo che quest'anno le squadre abruzzesi indizi sarebbero giocate a vittoria del campionato, Pineto Notaresco in primis, stagione non buona praticamente per tutte, a parte che ti salva con 49 punti, punteggio alto per la salvezza, effettivamente è così. Oh, chi ci torna in Serie D è l'Avezzano, presidente, ha visto che poi gli errori, ma lei lo sa bene, gli errori in questa categoria rischi di pagarli a carissimo prezzo. Voi il campionato di eccellenza lo avete vinto, adesso la novità delle ultime ore è che Gianni Paris continua. Esattamente, Jacopo, perché in queste settimane ho incontrato il nulla, e poi io non ho mai fatto, sono un avvocato come sai, e non ho mai fatto trattative per telefono, e quindi quando le cosiddette paventate cordate ti chiamano al telefono e non hanno neanche l'interesse di venire nel capoluogo della Marsica, allora mi sono montato di orgoglio, coraggio e amore proprio e per il club, per ripartire come sempre. Stavolta però, se in questa stagione la Ferrari l'ho presa io e l'ho guidata io, mi auguro che con tanti abbonamenti la Ferrari la riesca a guidare tutta la città con me al capo o non al capo, poco importa, al volante, ma quello che mi interessa adesso è veramente fare una Serie D giusta in un girone che ovviamente, come immaginerai, la società chiederà di partecipare al girone F, e ci saranno tanti derby, tante partite con società blasonate, tra le marchigiane abbiamo la San Benedettese e la Fermana, e quindi da lì si struttura anche un budget. Sono troppo esperto, questo sarà il 12° anno e qualcosa di comando del club. Nei 103 anni di storia dell'Avezzano Calcio, ahimè o per piacere, sono il presidente più vincente e più longevo, e mi auguro, ecco, di poter sorridere ancora e di farlo in un campionato nazionale.
Ecco, Presidente, è evidente che quando si sale di categoria, benché la squadra quest'anno abbia fatto molto bene, il primo obiettivo è quello della salvezza. Ha visto, per esempio, il Chieti quest'anno, che da neopromossa ha avuto bisogno di 49 punti per salvarsi. Il campionato davvero è stato molto particolare, questo c'è da dirlo, però il girone F spesso regala la necessità di dover fare, di dover correre tanto per conquistare la salvezza. Sì, io l'ho vissuto sulle mie spalle, nel bene e nel male, nei campionati passati, in questo girone. Effettivamente, come dici tu, ci vogliono fermezza, coraggio e soprattutto pochi colpi di testa, perché le rivoluzioni si vincono ogni tanto, quindi non bisogna farle spesso. E quindi questo è un girone nel quale, sì, come mi hai detto, ci sono voluti quasi 50 punti per salvarsi. Andrea, una considerazione con il presidente Paris, che ritroviamo. Beh, insomma, sì, fa particolarmente piacere. Lo saluto e gli faccio i complimenti, perché poi tornare in Serie D non è affatto facile in un campionato come quello di Eccellenza, che rispetto a 15-20 anni fa sarà anche sceso il livello, ma con Giulianova, L'Aquila, Lanciano, Avezzano, ci sono delle piazze che hanno grandissimo blasone. Tornare dopo due anni in Serie D, una Serie D tolta, ci ricordiamo come, con quel campionato sospeso per Covid, senza dare la possibilità a chi come l'Avezzano si stava giocando la salvezza di potersela giocare fino alla fine, e mandandola da un giorno all'altro in Eccellenza, è stato un trauma enorme e una clamorosa ingiustizia. Dopo due anni tornare è un grande successo, e intanto di Gianni Paris come presidente, perché lui ha voluto fortissimamente questa Ferrari, ha allestito una squadra importante, importantissima per l'Eccellenza. Ho visto anche, ho ascoltato le sue dichiarazioni subito dopo la vittoria del campionato, una sorta di appello al territorio, perché come dice il presidente, poi nella storia dell'Avezzano non è che tante volte sia stata a livello di terza serie. L'Avezzano ora si trova nella sua dimensione, che un po' rappresenta la storia del club, cioè la quarta serie, però se si vuole fare qualcosa in grande c'è bisogno del territorio. Ecco, Presidente, quali sono i primi segnali? Perché io penso che sia molto positivo il fatto che lei rimanga al timone della società, anche per un fatto, no, di identità, però c'è bisogno di un sostegno da parte del territorio. Quindi, alla luce di questo, dove può arrivare il club avezzano nelle prossime stagioni? Ma Andrea, siccome sono abituato ormai a fare pochi proclami quando devo sistemare ancora gli pneumatici, il cambio e altre parti di questa macchina, non so su quale macchina saliremo per affrontare il campionato. Utilizzo questa metafora per spiegarti semplicemente che senza il territorio, senza la politica cittadina, senza un certo numero di abbonamenti, non si possono vincere campionati di Serie D e quindi cercare di fare il salto nella Serie C unica. Come hai detto tu, l'Avezzano Calcio nei 103 anni di storia c'è stato un anno solo nella C unica, e quindi questa è l'attuale dimensione. Mi auguro che intanto l'amministrazione ci dia un campo d'allenamento, non considerando che lo stadio De Marzi possa bastarci. Deve fare qualcosa per trasformare l'antistadio adiacente al De Marzi in sintetico. È l'appello che ho fatto al primo cittadino, è l'appello che ho fatto all'assessore allo sport, è l'appello che farò come un rompiscatole tutte le settimane che verranno da qua all'inizio della preparazione atletica, che ci sarà il primo di agosto, e all'inizio appunto della stagione ufficiale, che ci sarà immagino subito dopo il 15 di agosto. Questo è quello che voglio, questo è quello che vuole la società, i soci del gruppo AZ Calcio nel cuore, gli sponsor. Ci siamo stufati, insomma, di
avere il De Marzi sia per giocare che per allenarci, e di poter poi non avere un campo in sintetico per il settore giovanile, di dover appunto far disputare le gare di settore giovanile in un campo in Pozzolana che quello di Paterno a noi concesso in uso. Oggi nei paesi della Marsica abbiamo tutti sintetici, e quindi non riesco a capire perché la città capofila di un territorio, la città simbolo di un territorio, la città che porta il territorio in giro per l'Italia e non solo, non riesca dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista burocratico, dal punto di vista del peso specifico politico, ad avere un campo sintetico nel cuore del calcio marsicano, che è lo stadio di Marzi. Ma a noi andrebbe bene anche l'antistadio, reso regolamentare nelle misure e creando altresì anche una tribunetta. Io poi mi taccio, siccome ci piace anche parlare di calcio, faccio un po' di domande di calcio, poi ripeto, sì, mi taccio. Torti e i senior di quest'anno, in quanti probabilmente rimarranno? Se ha già in mente qualcosa, se ha in mente qualcosa anche sul profilo del direttore sportivo e sui gioiellini, Selle e Braghini andranno via, ci sono proposte? Ma Andrea, vado per ordine. La squadra attuale dovrebbe rimanere per il 70% tra under e over. Sugli under, Braghini e Selle, più probabile che riusciremo a piazzare Braghini in Serie C o in Serie B, mi auguro. Vorremmo evitare di affidarlo a Primavere 3, Primavere 4 delle squadre professionistiche, perché come sai bene lo status tra professionista e dilettante non ti consente sostanzialmente i prestiti, quindi un giocatore lo cedi con un accordo privato e che ovviamente ha forza di legge secondo il diritto civile. Ma quello che cercheremo di fare è di consentire a Braghini di cercare il calcio professionistico subito, questa è l'annata giusta. Qualora non fosse, ovviamente rientrerebbe nei piani della società e avremo un signor giocatore che, seppur 2003, non è un fuoriquota per noi. Per quanto riguarda la scelta del mister, la settimana prossima, non prima, non più tardi di venerdì, sceglierò chi sarà il nuovo allenatore dell'Avezzano Calcio. Torti è il candidato numero uno perché quest'anno è stato un signore, è stato trasparente, è stato equilibrato, è stato attento anche nei momenti difficili. E poi ecco, quello che conta, e ci voglio ritornare su questo argomento, è che voglio la città alle spalle, la voglio sentire protagonista, voglio vedere tutti i presidenti dei soci azionisti, degli sponsor. Sono loro che fanno l'Avezzano Calcio. Io insieme a loro posso costruire una grande squadra, posso allestire con tanti abbonati un organico che vi potrebbe sorprendere, e quindi mi auguro che in questa macchina da allestire io riesca a metterci il marchio migliore sul cofano, e quindi quando lo accenderò a sentire un motore importante. Assolutamente. La figura del direttore sportivo invece, presidente, ci sono novità? Ma sulla scelta del direttore sportivo, io nei prossimi giorni mi sentirò ancora con Ridolfi, perché c'è stato un gioco di famiglia sulla scelta del direttore di dimettersi, e siccome devo capire come si riesce a vincere anche a Monopoli col direttore Ridolfi, spero di farlo passare dal via acquistando tante case. Oh. Bella battuta. Va bene, noi siamo quasi in chiusura. Oh, Presidente, visto che ha utilizzato metafore automobilistiche, noi ci auguriamo che non sia come quella di Leclerc di questo pomeriggio, che insomma ci ha fatto sognare un po' e poi però non si è capito che diavolo è successo. Comunque, l'ultimissima davvero, quante possibilità dà a Torti di rimanere sulla panchina dell'Avezzano? 0 a 100? 90%, Jacopo. 90%. Grazie Presidente, buona estate e ovviamente in bocca al lupo, ci rivedremo l'anno prossimo molto molto più di frequente.
Ciao Presidente. Va bene, buon lavoro. Grazie, ciao, grazie al Presidente Lavezzano Gianni Paris. Ci vediamo, i gol, solo i gol, perché non è arrivato il servizio completo. Abbiamo la clip dei due gol di Vasto Girardi Castelnuovo e l'intervista però al tecnico nero-verde Guido Di Fabio. Vasto Girardi 1, Castelnuovo 1. Al decimo del primo tempo Buia apre per Guida che allunga per Guadalupi, il quale non riesce ad inquadrare la porta. Alagia è pronto a recuperare ma viene atterrato in malo modo da Natale. Sul dischetto si presenta Ruggeri, è 1-0. All'ottavo del secondo tempo Mazzeo atterra in aria Ludovici, è penalty. Sul dischetto questa volta si presenta Emili che non sbaglia e segna il gol del pareggio 1-1. No, la mia squadra è stata presente sempre in campo, anche se abbiamo preso il gol subito, che ci può stare, però già da subito dopo il gol abbiamo continuato, abbiamo ripreso a giocare, a costruire azioni pericolose, a creare occasioni da gol. E penso che il pareggio l'avremmo meritato già nel primo tempo per quello che abbiamo creato. E poi nel secondo tempo, nel miglior momento nostro, c'è stata quell'espulsione che ci ha un po' penalizzati, non sappiamo ancora nemmeno il perché. Anche in 10, pur soffrendo naturalmente, perché è un pareggio che magari non fa bene a nessuna delle due, però penso che anche la vittoria dell'una e dell'altra sarebbe stata lo stesso, solo in caso di vittoria nostra sarebbe cambiato il fatto che magari il Vasto Girardi sarebbe venuta da noi. Però una bella partita tra due squadre che vogliono rimanere in questa categoria, noi ne usciamo belli rafforzati nel morale, perché siamo consci di aver messo in grande difficoltà il Vasto Girardi. Domenica torneremo qui a cercare di fare bene e di cambiare solo ed esclusivamente il risultato. Mister, quanto ha inciso moralmente il rosso diretto? Non tanto moralmente, più che altro perché stavamo alzando i ritmi, il Vasto Girardi era un po' in difficoltà, stavamo creando, ci è stato annullato un gol, non so neanche perché, avevamo creato altre opportunità, quindi era nel miglior momento nostro. Poi è normale che in 10 diventa tutto più difficile, anche se la mia squadra ci ha creduto fino alla fine. Devo fare i complimenti a sti ragazzi che sono molto giovani, tra l'altro ogni domenica giochiamo 6-7 fuori quota e stanno dimostrando di essere dei veterani e sono molto orgoglioso di loro. E adesso prepariamo questa settimana nel miglior modo possibile e ci veniamo a giocare le nostre carte qui domenica prossima. Mister, come giustamente ha detto lei, ci sarà un replay domenica prossima e ci sarà, insomma, a tutti gli effetti voi continuerete a dare testa al Vasto Girardi, ma quanto potrebbe incidere il fattore campo e se potrebbe incidere? Abbiamo giocato oggi e per quanto ci riguarda ci ha inciso poco, perché la squadra è venuta qui con personalità a fare la sua partita. E l'ha fatta bene, l'ha fatta con personalità, l'ha fatta con determinazione, l'ha fatta con voglia, non ha assolutamente sentito, pur ci sia stata una bella cornice di pubblico, però la squadra con personalità ha fatto la sua partita, non ha subito niente ed è convinta, esce rafforzata da questa partita, perché è convinta di poter creare dei veri problemi al Vasto Girardi. E forse è ancora presto per chiederle questa cosa, ma lei ha già in mente di cambiare qualcosa nella formazione tecnica? No, in questo momento non ci penso assolutamente, spero solo, sicuramente Sparvoli non ci sarà, spero di recuperare Terrenzio, che è il nostro difensore centrale, il nostro capitano in mezzo all'area, di avere più uomini a disposizione possibile per venirmi a giocare tutte le mie carte. In bocca al lupo, davvero, ne ha bisogno il Castelnuovo per questo replay con il Vasto Girardi, ma stavolta ci sarà una categoria in palio e in eccellenza guardano ovviamente le sorti del Castelnuovo. Speriamo che la formazione di Guido Di Fabio ce la faccia, così come un in bocca al lupo grande va alla Vastese per mercoledì contro il Trastevere. Siamo in chiusura.
Roberta, grazie. Non per questa sera, ovviamente, per essere stata con noi anche questa stagione. Grazie a voi per tutta la stagione, perché comunque siamo e sì, mi piace ricordarlo, insomma, una piccola grande famiglia, quindi grazie. Grazie a te, ovviamente. Grazie, Andrea. Grazie a voi, è stato bello anche quest'anno raccontare il calcio abruzzese. Ripeto, sono un po' mancati i risultati e l'auspicio è che dai, qualcosa possa arrivare. Sono 10 anni che non vinciamo il campionato, sì, in Serie D. In Serie D sì, ma anche in Serie C sono state regalate poche soddisfazioni. Speriamo di poter gioire, di raccontare cose belle, storie belle, trionfi a partire dal prossimo anno, ecco. Grazie Andrea, grazie a tutti voi. Ci scrivono da casa, ma grazie veramente a voi che ci avete seguito, siete stati in tanti, noi vi ringraziamo veramente con il cuore. Grazie con il cuore, lo dico personalmente per l'ennesima volta, lo faccio al termine delle trasmissioni quando mi ricordo, perché insomma, poi l'età avanza e non sempre con la testa ci sei dentro. Grazie davvero a tutta la squadra di TV6, tecnici e giornalisti, non li nomino tutti altrimenti Maurizio mi fustiga tra poco, ma veramente un lavoro sensazionale, un numero di partite di Serie D realizzate da TV6 impressionante, e Serie C, Serie D, insomma, noi speriamo di avervi tenuto compagnia. Ovviamente, per chi ce lo chiedeva prima, playoff e playout noi li seguiremo, non con l'accompagnamento della trasmissione, e questo ve lo possiamo dire, per l'Abruzzo del pallone finisce qui. Lo faremo all'interno dei nostri spazi informativi, quelli del telegiornale, che vanno dalle 14 alle 19 e alle 23. Lo faremo tifando per le abruzzesi come abbiamo provato a fare sempre, come facciamo sempre. E ovviamente godetevi l'estate, perché poi Serie C e Serie D, insomma, non è che manchi tantissimo poi per la ripartenza. L'Abruzzo del pallone si conferma un format che, insomma, a cui adesso sono legato anche a questo, che cominciano a essere un po' di anni. Grazie davvero a tutti che ci avete seguito. Buona estate. L'Abruzzo del pallone si ferma qui per questa stagione, pronto a tornare magari con una tentarella di più e anche con qualche forza in più, perché a maggio cominciano a scarseggiare, per raccontarvi la stagione 22-23. Buona domenica e buona serata.